Che notte. Comunque, oltre ai segni e ai vari disastri del corpo, anche questo, il segno dello zaino. Mamma mia. Adesso smontiamo la tendina per l'ultima volta. Mi mancherà. Lo zaino sembra più vuoto, non so come mai. Facciamo su a roba e via. Siamo alla frutta. Guarda, a casa. Guarda che spettacolo. C'è un amico. C'è un amico in più. Sotto il brown light in lontananza si vede il Fravort, la nostra ultima tappa, ultima cima, e poi solo discesa fino a Panarotta. Che siamo? Ci siamo, ci siamo. Nodo in gola. E non credevo di emozionarmi davanti al Fravort, ma eppure sta succedendo. Che belle queste cose. Che bello riuscire a farcela da soli, che bello avere la forza, la volontà, la grinta, la determinazione per arrivare a concludere queste cose, questi giri, questi... Bello, sono tanto contenta, tanto felice. Abbiamo riempito le borracce perché questo era l'unico punto, l'unica fonte che abbiamo trovato da quando siamo partiti ieri da Rifugio Sette Selle. Quindi sia che voi saliate dal Panarotta, sia che arrivate da Rolle, nell'ultima tappa o viceversa prima tappa, la fonte è sotto il Gronlight e poi non ce n'è più fino al passo Mangen, ovviamente. Eccola, la cima del Fravort, l'ultima vera salita di questo trekking, di questa Translagorai. Ah, che bello! So che mi aspetti
e che mi dai il tempo di arrivare in cima. Lo so che lo fai, lo so che lo fai. Aspetta, ci siamo. Non hai regalato niente, niente, fino all'ultimo, col temporale che ci sta girando attorno, fino all'ultimo metro, non si muove un cazzo. C'è, è davanti a me. È inspiegabile, ragazzi. È inspiegabile. Bravi, raga. Bravi, raga. Mito. Sei un mito. Siamo fermati un pochino al bivacco dell'amicizia su in cima a Fravort, e così ci siamo un attimo ripresi, abbiamo mangiato e adesso scendiamo. E il meteo sta facendo un po' il birichino oggi, ma glielo lasciamo fare, gli è tutto permesso. Non è una vera Translagorai se prima o poi non ti bagnerai. Esatto. Siamo felici perché ci ha graziati per 5 giorni e va benissimo, anche se ce la prendiamo. Ma sì. Sti ultimi 40 minuti. Ma vabbè. Anzi, forse è meglio, un po' ce l'abbiamo, ci no? Ce l'abbiamo, almeno saliamo esatto. In macchina senza spussa. Senza spussare da Cavaron. Would lie to you, doesn't matter what I do, she's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shine. Oh, da che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è, cosa divento, cosa divento, quella voglia che non c'è più. Bene amici, sono ritornata al Passerolle. Volevo dirvi due parole brevemente su questo viaggio perché è stato incredibile, è stato veramente tosto, però sono proprio contenta, cavolo, di avercela fatta, di essere riuscita a fare comunque 80 km, che magari per tanti non sono niente, magari per tanti lo riescono a fare in giornata, però per me è stata una soddisfazione immensa, soprattutto con il male alle ginocchia che ho, con tutto quella che è la mia storia. Sono immensamente grata di riuscire ad aver attraversato tutto questo ben di Dio che ho ancora davanti ai miei occhi e avercela fatta. Cioè, partendo dal Passerolle e arrivando da tutt'altra parte, bellissimo veramente, e non posso che ringraziare Attila e consigliarvi lui come guida escursionistica per accompagnarvi in questa Translagorai, perché è stato fenomenale, professionale, è stata una persona educata, gentile,
carinissima con me e con tutti gli altri partecipanti. Veramente non c'è stata una cosa andata storta, tutto perfetto, quindi mi sento assolutamente di consigliarvi, se avete in programma, di fare questa Translagorai e di vivervi questo trekking nel migliore dei modi, con la giusta preparazione, il giusto allenamento e con una voglia di mettervi in gioco, ognuno con la propria motivazione. È assolutamente un'esperienza da fare almeno una volta nella vita, e se avete la grinta e la motivazione giusta, fatela e non rimandatela, perché è veramente un trekking che vi rimarrà nel cuore. E basta, perché se non mi pianto sempre. Adesso torno a casa dal mio Nico che mi sta aspettando. Ecco, dai, aspetta che mi sugo stessi. Ma posso ogni volta piangere? Sì, perché se bello, perché se robe di a vita queste che te dice, cazzo, so viva, so qua e varia cosa che ho fatto con le mie gambe, quindi sì, pianzo. Bene amici, io vi saluto, spero di avervi raccontato e portato un po' in questi 5 giorni, spero di essere riuscita anche a riprendere tutti i momenti, perché cercavo anche, non avendo Nico con me, di riprendere il tutto per raccontarvi quello che stavamo vivendo. Vi do appuntamento alla nostra prossima uscita, al nostro prossimo viaggio. Un abbraccione a tutti. Ciao!